l'obiettivo è quello di sensibilizzare rispetto ad un tema molto importante che sono i disturbi del comportamento alimentare, in particolare anoressia, bulimia e obesità, che nonostante se ne parli ormai da tanti anni, ancora poca attenzione, soprattutto da parte delle istituzioni, per la creazione di centri di cura viene dedicata a queste patologie. Ma non solo, quest'anno si arricchisce la manifestazione anche di altre indifferenze, cioè della riflessione su quella che è non l'indifferenza intesa come non dare peso o attenzione a peso appunto o attenzione a qualcosa, ma proprio di sensibilizzare sulla differenza, non nella differenza che ciascuna persona ovviamente esprime e rispetto alla quale pregiudizi non se ne dovrebbero avere. Pensa Differente è soprattutto una campagna di comunicazione che utilizza diversi strumenti che in realtà sono soltanto un modo per entrare in contatto con le persone e generare uno scambio, cioè non è una comunicazione unidirezionale. Cerchiamo attraverso strumenti come questa corona o campagne interattive di creare una relazione con la gente e quindi chiedere a loro un contributo concreto, reale e partecipativo alla creazione di una campagna di comunicazione che ha un messaggio anche molteplice a volte. La campagna di quest'anno si chiama Differenza è, con dei puntini di sospensione. Chiediamo alle persone di completare, no, questa definizione. Fare informazione significa lavorare per la prevenzione, perché uno degli obiettivi che ci si è posti a livello di Società Italiana di Psichiatria è quello di intercettare i disturbi, le malattie all'esordio, cioè quanto prima possibile. È un'iniziativa molto importante, un'iniziativa intelligente, un'iniziativa che serve a lanciare un messaggio. L'informazione per i disturbi alimentari è determinante. Si tratta di malattie gravi per la loro capacità di insidiarsi, soprattutto in una fetta di popolazione giovanile, e sono delle malattie molto insidiose per gli effetti che possono produrre.